Cari amici, oggi mi sono svegliato ben disposto. Sono svegliato bene, molto ben disposto nei confronti del mondo, nei confronti degli animali, nei confronti degli uomini, quei pochi che ci sono rimasti, uomini veri. Non certo ben disposto verso i quacquaraquà, verso gli imbroglioni, verso i bugiardi, verso i lenoni, soprattutto verso l'umanità, per una buona parte, una buona percentuale. Mentre nei confronti degli animali io ho un feeling particolare, e siccome il più delle volte sono degli esseri indifesi, io mi sono fatto paladino nei confronti appunto di questa minoranza di esseri poco fortunati, diciamo, tranne qualche gli animali tipo domestico, i cani. I gatti randagi, per esempio, sono reietti, sono abbandonati, ma tant'è, siccome, come vi ho detto, mi sono svegliato bene, che faccio? Faccio una serie di considerazioni, le voglio esternare. Mi sono accorto, dici te, e te ne accorgi soltanto ora? No, me ne sono accorto da tempo, ma ora lo sto sottolineando in maniera piuttosto, direi, drastica. Le amicizie sono amicizie quando non sono a senso unico, cari persone che mi state ascoltando. Le amicizie sono quando ci sono da una parte e dall'altra una reciprocità. Non è detto che sia paritetica, c'è quello più fortunato che magari ha maggior tempo a disposizione, ha maggiori disponibilità, quello viceversa che è un pochettino messo peggio. Ma quando una persona, un essere umano, non lo vorrei dire, per anni e anni e anni ha succhiato alle tue sostanze, ha, diciamo, lucrato sulle tue conoscenze, e poi all'improvviso, con un voltafaccia vergognoso che umilia semplicemente chi lo ha fatto, per me anzi è liberarmi di una palla al piede. E quindi io sono ben contento, anche perché sono un uomo vissuto, ho sopravvissuto a tante di queste cazzate viste intorno a me, che sinceramente non posso che pregare per l'animaccia sua, anzi non prego per nulla, perché chi se ne frega? Questa gente si divide, una volta ho fatto delle distinzioni, uomini, una miserrima percentuale, e quacquaraquà. Il mondo è fatto di quacquaraquà, di uomini. Scusatemi, mi voglio inserire nei non quacquaraquà. Quei pochi uomini rimasti se ne sono accorti, se ne stanno accorgendo, vivono sereni. I quacquaraquà non vivono sereni, riescono soltanto a lucrare materialmente, ma moralmente sono dei relitti, dei rifiuti umani, se umano si può usare il termine per quello che riguarda appunto delle spazzature. A chi mi rivolgo? A qualcuno in particolare? No, direi a una buona percentuale di pseudo amicizie che mi sono reso conto all'improvviso che erano a senso unico. Venivano a bussare e Sandro e Bruna, confermare, in qualche maniera le porte le spalancavano. Poi all'improvviso questa gentaglia, questi rifiuti umani si sono scoperti, e scoprendosi io ora gli farò pagare tutto e con gli arretrati. Arrivederci, grazie amici, scusatemi questa digressione sul tema, ma il mondo è fatto anche di queste stronzate, capito? Quindi io ora sono nel bosco per gli animali, sono qua che ho ripulito un po' il piazzale. Un brevissimo commento: sono nel piano del bosco, vorrei usare, dire a questa gente che bazzi che frequenta, non buttate le cartacce, soprattutto quelle bianche, quei fazzolettini bianchi in mezzo al bosco, sono un pugno in un occhio, è una cosa vergognosa. Nel frattempo do il buongiorno a tre passeggiatori, non passeggiatrici, signora, sto scherzando, passeggiatori che stanno passando lì davanti. Scusate, sto facendo un bel video, poi andrete su YouTube anche voi. Va bene? Allora, passate questo momentino, e sono passati tre
due discrete figliole belle e tutte e tre col sorriso sulle labbra. Il terzo era un uomo. Allora, stiamo dicendo, interrompo qua. Credo di aver detto già anche a sufficienza e abbastanza. Prendendo questa posizione, ho fatto due calcoli. Innanzitutto rimpinguerò le mie forze, le mie tasche, perché non spenderò più nulla per questa gente, non darò più aiuto a queste persone. Io sono sempre stato un benefattore, no, un umano, chi mi conosce lo sa. Ma non è detto che gli umani debbano essere sempre e comunque umani. Soprattutto quando di fronte hanno un umanoide. Come si fa a rimanere umani in mezzo agli umanoidi? Comunque manterrò sempre comunque la mia dignità, state pure tranquilli. Arrivederci amici, scusate.